Ed eccezionalmente seguiremo anche una partita di Serie C, perché proprio come lo ricordavo in questa domenica dei derby, Pisa-Livorno, insomma, bastano veramente il nome delle due squadre. Girone A con Sara Maini, buon pomeriggio anche a Sara. Buon pomeriggio a tutti voi dallo stadio Arena Garibaldi. È già cominciata qua la partita, a differenza ovviamente delle altre si gioca da 14 minuti e quindi subito il parziale è 0-0 tra Pisa e Livorno, ma diciamo subito qual è il clima che si respira qua all'Arena Garibaldi. Il derby è rivalità e passione, senza tifosi uccidete il pallone. È completamente deserta la curva dove sarebbero dovuti essere i tifosi amaranto del Livorno, semivuota anche la curva nord dei tifosi del Pisa, ultra rivali dunque da sempre ma solidali, perché gli italiani a disposizione erano troppo pochi per un derby così sentito che mancava da 9 stagioni. La capienza ridotta dell'Arena Garibaldi ha così rovinato lo spettacolo che ci sarebbe potuto essere sugli spalti. Sul campo però è spettacolo vero, perché si affrontano la prima e la seconda del girone A del campionato di Serie C, e già ci sono state delle occasioni importanti, una per parte in particolare. Al sesto è andato vicinissimo al gol il Pisa con il capitano Mannini di testa, ma ha sventato la minaccia il portiere del Livorno Mazzoni, ha ribattuto il Livorno al nono con un'occasione di vantaggiato, ma anche in questo caso è stato bravo il portiere del Pisa Petkovic. E dunque quando siamo al 15esimo, sempre 0-0 tra Pisa e Livorno. A te Paolo Zauli. Facciamo anche una breve incursione nel campionato di Lega Pro. Alle 14.30 ha preso il via il derby Pisa-Livorno, sentiamo un aggiornamento rapido da Sara Maini. Si gioca da 27 minuti qua all'Arena Garibaldi, è sempre 0-0 tra Pisa e Livorno, ricordiamolo, è un derby molto sentito che mancava da 9 stagioni e che si gioca in un clima particolare, perché gli ultra di Pisa e Livorno hanno deciso di disertare la partita e di restare fuori dallo stadio. È bello spettacolo invece in campo, dove sta giocando meglio il Pisa, che ha avuto un'opportunità anche qualche minuto fa con Giannone, che poteva tirare la botta forte di sinistro dall'interno dell'area di rigore, ha cercato invece di piazzare il pallone consegnandolo così tra le mani di Mazzoni. E dunque quando siamo arrivati al 28esimo, sempre 0-0 tra Pisa e Livorno. A te Filippo Corsini. Ed ora, grazie. Già sfiorato. Scusa Massimiliano Graziani, intervengo dall'Arena Garibaldi, è in passato in vantaggio il Pisa al 31esimo del primo tempo con un gran gol di Osepi, e dunque cambia il parziale all'Arena Garibaldi, Pisa 1 Livorno 0. A te. Allora, visto che il Pisa è passato in vantaggio, ascoltiamo da Sara Meni la descrizione del gol del vantaggio pisano su Livorno. Era il 31esimo quando è cambiato il parziale qua allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, è letteralmente esploso lo stadio, è vero, non ci sono gli ultra nerazzurri, ma tutto il resto dello stadio è pieno e gremito sugli spalti, tutti i tifosi nerazzurri sono esplosi e anche Eusepi è corso sotto la curva nord. Bella davvero l'azione orchestrata, è partita dai piedi di Masucci, allenatore Michele Pazienza ha schierato oggi infatti Masucci sulla tre quarti. Masucci è stato molto bravo a creare questo assist per Eusepi, che non ha sbagliato da solo davanti al portiere del Livorno Mazzoni. E dunque quando siamo al 35esimo, il Pisa è in vantaggio per 1-0 sul Livorno. A te. Lega Pro Pisa Livorno. È il 41esimo allo stadio Arena Garibaldi, il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 sul Livorno, mancano 4 minuti dunque alla fine del primo tempo e sta insistendo ancora il Pisa di Michele Pazienza sulla corsia di sinistra. Pisa che sta mettendo davvero in difficoltà il Livorno, che è primo in classifica del girone A, ricordiamolo, del campionato di Serie C, ed è imbattuto fino a questo momento, ma oggi è davvero in difficoltà sotto il pressing insistente davvero della formazione nerazzurra. Siamo alla 42esimo, Pisa 1 Livorno 0. A te Filippo Corsini. E torniamo alla Serie C, Pisa Livorno. È finito dopo un minuto di recupero il primo tempo, le squadre stanno tornando verso gli spogliatoi e quindi dopo 46 minuti il Pisa è in vantaggio per 1-0 su Livorno, ricordiamo che ha sbloccato il parziale al 31esimo del primo tempo l'attaccante del Pisa Eusepi. A te. In Serie C si gioca il secondo tempo di Pisa-Livorno, sentiamo Sara Meini. Dove è ricominciato da 6 minuti qua all'Arena Garibaldi, ricordiamo come si è concluso il primo tempo con il vantaggio del Pisa per 1-0 sul Livorno, ha sbloccato il parziale al 31esimo del primo tempo l'attaccante del Pisa Eusepi, è ricominciato appunto da 6 minuti la ripresa, Pisa che attaccherà da sinistra verso destra in questa ripresa rispetto al nostro punto di osservazione, maglia nerazzurra per la formazione di Michele Pazienza,
risponde il Livorno maglia rigorosamente amaranto per la formazione invece di Andrea Sottil. La formazione di Andrea Sottil che sta attaccando e che gioca meglio almeno in questi primi minuti del secondo tempo, ma siamo al settimo minuto e non cambia il parziale. Il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 sul Livorno. Studio. Sentiamo la situazione in Serie C Pisa-Livorno. È l'11° della ripresa all'Arena Garibaldi, non cambia il parziale. Il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 sul Livorno. Pisa che si sta incaricando della battuta di un calcio d'angolo. Aveva cominciato meglio il Livorno in questa ripresa, ma adesso sta uscendo di nuovo fuori la formazione di Michele Pazienza. Un calcio d'angolo battuto dal capitano Mannini e respinto senza troppe difficoltà dal portiere Mazzoni del Livorno. E dunque siamo all'11°, Pisa 1, Livorno 0. Studio. Torniamo alla Serie C Pisa-Livorno. Siamo al 31° allo stadio Arena Garibaldi. Il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 sul Livorno, ma proprio in questo momento sta attaccando la formazione amaranto con un cross dalla sinistra di Franco. Libera però la difesa del Pisa. Pisa che si è coperto poco fa perché il Livorno aveva colpito anche un palo con un tiro cross di Pedrelli dalla destra. Pisa che si è coperto e infatti Michele Pazienza ha tolto dal campo un attaccante e ha inserito al suo posto un difensore Lisuzzo. Invece si è sbilanciato in avanti ovviamente la formazione amaranto, che in questi minuti sta attaccando addirittura con quattro uomini. Ma siamo al 31° e il Pisa in vantaggio sempre 1-0 sul Livorno. A te Filippo Corsini. Serie C Pisa Livorno. Siamo al 36° all'Arena Garibaldi di Pisa. Il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 sul Livorno e proprio pochi secondi fa è stato espulso un giocatore del Livorno. Si tratta del numero 20 Maiorino, che era da poco subentrato in campo. Sta attaccando però ancora il Pisa con un tiro da lontano del capitano, il numero 7 Mannini, tiro che però è finito fuori. Girandola di sostituzioni per il Livorno, che adesso ci prova addirittura con 5 attaccanti in campo, ma non sta riuscendo ovviamente a portare in parità questo risultato. E dunque quando siamo arrivati al 37°, ricordiamolo, da ora in poi il Livorno giocherà in 10 uomini, ma il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 sul Livorno. A te studio. Serie C, la situazione di Pisa-Livorno. Mancano 3 minuti al 90°, poi ovviamente ci saranno i minuti di recupero. Il Pisa però è sempre in vantaggio per 1-0 sul Livorno. Ricordiamo che a portare in vantaggio la formazione di Michele Pazienza ci ha pensato Eusepi al 31° del primo tempo. In questi ultimi minuti sta attaccando il Livorno nonostante sia in 10 uomini da qualche minuto, perché è stato espulso dal campo Maiorino, ma Sottil ci prova, infatti ha inserito in campo addirittura 4 attaccanti. Ma siamo al 43° e non cambia il parziale. Il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 sul Livorno. A te Filippo Corsini. E sentiamo se è finito il derby di Serie C Pisa-Livorno. Sara Meini. Sono stati concessi 4 minuti di recupero e si giocherà ancora per 60 secondi, mentre il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 sul Livorno, che sta giocando, ricordiamolo, in 10 uomini. È stato annullato poco fa un gol a Livorno, a Dumbia, per un fuorigioco. Sta attaccando però proprio in questo momento il Pisa, ma interviene il portiere del Livorno Mazzoni, che fa ripartire dunque l'azione. Si giocherà ancora per 50 secondi, fasi molto concitate di gioco. Ovviamente il Pisa sta cercando di perdere tempo, sono i secondi finali. Attacca la formazione di Michele Pazienza, che però tiene palla a centrocampo con Masucci. Si gioca ancora sulla corsia di destra e dunque il Pisa fa girare la palla. Mancano 30 secondi. Ancora Pisa Livorno Serie C Meini. Ed eccolo il triplice fischio dell'arbitro Massimi di Termoli. Ha vinto il Pisa, il derby toscano che non si giocava da 9 anni contro il Livorno. Vince dunque la formazione di Michele Pazienza e viene sconfitto per la prima volta in questa stagione il Livorno, che resta comunque primo in classifica a +5 sulla seconda, che è proprio il Pisa. A te Filippo Corsini.